やれんぷろり戦いながら学習してやがる。なんという戦闘力。ああ、ワクワクすんな。Ciao, ciao tizio. Bla bla bla. Ah. Bla 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 bla. Aha, ok. Aha, aha. Ciao. Oh, ma Broly. Ciao Edo. Io. Hey. Oh, ma Broly. Ciao amici della terra. Ciao Bri. Che maglia c'hai? Questa è la maglia del Jump, della Jump. La Jump. Io tanto che non vedo Dragon Ball, nel senso. Ma io tu sei appassionato. Non sarò un grande oratorio, ma. Beh, non è che ho nulla di pronto, però se vuoi proprio insisti qualcosa che penso che c'è. Beh, comunque sì, dai, raccontami, perché io ho perso le tracce di Dragon Ball. Però da tanto tempo. L'hai visto pure tu, no? Ma sì. Beh, però voglio sentire proprio quello che hai da dire tu, perché io c'ho il mio pensiero, tu non lo so. Allora, come sai, per me Dragon Ball è molto importante. Sì. E ho atteso veramente. Cioè, quando hanno annunciato Super, io ero tipo. Super! Sì. Sì. Ho letteralmente amato il film quello, Kami to Kami e. Poi sì, l'altro cazzo non è la risoluzione di quando ha annunciato poi che sarebbe uscito questo terzo film con Broly e il personaggio His Maximum. Dove addirittura Kamisama, cioè Toriyama Sensei, aveva detto che ci sarebbe stato lui dietro tutto, dietro la storia, dietro il character design. Sì. Uno. Tipo Ompi, mica Kotika. Quindi insomma. Vabbè, io stavo in Giappone fino a qualche mese fa, poi ho avuto un incidente, non sono stato bene, sono dovuto tornare. Infatti. Quando hanno detto che ci sarebbe stato Broly, le aspettative si sono alzate. Certo, un po' di drammi sono usciti, un po' di. Quindi il vecchio Broly, il nuovo, ma nei videogiochi che personaggi ci saranno? Poi ho stato facendo il gioco quello da Dragon Ball Legends, quello per lo smartphone. A un certo punto giocavi Broly vecchio contro Broly nuovo, che è uscito prima del film, quindi c'era uno spoiler nel gioco, cosa è? Abbo, dai. E molto molto carino, l'ho dovuto cancellare perché ci stavo giocando troppo. Mentre ero in Giappone, il primo giorno di prevendita, cioè 4 mesi prima della messa nel film, io che stavo tipo, diciamo, mezzo ingessato, stampellante, mi sono fatto, non lo so, 2 ore di treno per andare a prendere i biglietti anteprima. Oggi tento l'impresa di prendere i biglietti del nuovo film di Dragon Ball. Escono oggi. Mi sono fatto un culo pazzesco per arrivare fin qui a Shinjuku, al Toho Cinema. Beh, adesso ti faccio vedere. Vedi? No. Che roba. Non far vedere le mie unghie sporche, mi stavo allenando. È giapponese. Non lo guardare troppo che me lo rovini. Va bene. Non. E poi vabbè, ho preso 2 biglietti ovviamente perché così. Sì, non l'ho visto in compagnia. Scusa. No, perché così potevo prendere tutti e 2 gadget. Maledetto. Vedi? Avido. Vegeta in versione blu. Con il col vestito, cappottino, sì. Questo è quando fa freddo. Quando fa caldo. In versione quecio. Vedi, stanno diventando Super Saiyan normale. Ah, ma perché reagisce il colore? Sì, ti ricordi? Dai, come le sorprese dei sofficini di una volta. Ah, sì, giapponesi. Una volta quando fa con la lampada. Cioè, fa cambiare colore. Addio. I giapponesi. Vabbè, ne sanno una più del coreano, guarda. Dragon Ball Super, in realtà anche Dragon Ball GT. Dicono voci ufficiose secondo cui Toriyama avrebbe avuto problemi a livello economico con chi ha gestito il suo patrimonio, che è immenso, o almeno lo era, e quindi lui
dici ok, lo faccio super. Però io sono contento che l'ha fatto, perché comunque è emozionante. Anche se i personaggi magari non sono tipo i top, nel senso dal punto di vista dell'animazione sono sempre loro, sono, cioè i Goku, quindi che bello vederlo, che belli vederli lì ancora vivi, che esistono ancora oggi. Sì, perché comunque esistono nel nostro immaginario, esistono a livello inconscio, quindi non sono neanche più una cosa di Toriyama, sono una cosa nostra, cioè sono di tutti, no? Sono entrati nel nostro immaginario collettivo. Sono come gli amici che hai fin dalle elementari, dopo tutto. Sì, forse sono più importanti per noi che non per Toriyama, visto che lui dice: ah, ma sto Broly, ma com'è che era? Aspetta, ma ce lo rimetto. Chi se ne frega di quelli che tanto si faranno più mentali? Ci sarà un tizio e ci farà un video sopra. Senti Edo, ascolta, ma... Vabbè. Allora, io mi ricordo Dragon Ball Z in un certo modo. Sì. Poi mi vedo sta roba. Ma che è successo l'animazione? Quando guardi il film di Dragon Ball Z? Super Broly. Poi del resto io non lo so, quindi... L'animazione di Broly è una cosa a sé. Cioè, è una cosa a sé. Prego, have a seat. No, sta bene in piedi. Diciamo che finché i personaggi stanno fermi sono bellissimi. Cioè, parlando del character design, i personaggi sono molto fedeli alle illustrazioni che abbiamo tipo sulle copertine di... come si chiama? La Perfect Edition di Dragon Ball. Ah, fantastico. E non sono simili ai vecchi book illustrativi che c'avevo io. Sì, 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 piccolo. E quindi dal punto di vista del character design sono bellissimi. Quindi però... fermi sono belli. Fermi sono belli, poi si muovono e succede un casino. Quindi c'è la magia. Non lo so, allora... c'è troppo 3D. Troppo 3D, questa cosa del 3D sembra di vedere un'animazione di Dragon Ball FighterZ, cioè non capisco. Cioè, non voglio vedere un videogioco, non voglio vedere un'animazione del videogioco, sì, voglio vedere un disegno. Sì, sì, sì. La parte 3D che mi va bene è quando c'è lo scontro che rompe lo spazio-tempo e c'è quello spazio interdimensionale che fa tanto. Ti ricordi la puntata di Homer, no? Quando Simpson, quando Homer finisce lo spazio. Sì. Man, this place looks expensive. Dietro il frigorifero. E... sì, oddio, lì sì, lì lo posso pure accettare perché essendo nuova dimensione, cioè altra dimensione, altro. Sì, là capito, era molto interessante come cosa, come dire, sperimentale. Invece così l'hanno resa il tipo, cioè non si capisce se è una scelta dovuta al budget, ma non credo, non puoi, cioè Dragon Ball è un brand cazzuto, non puoi dire che non ha budget. Sì. E comunque come si chiama? Naohiro Shintani, che è quello che si è occupato dell'animazione, non è la prima volta che si occupa di Dragon Ball. In realtà si è occupato, se non sbaglio, anche di lo special, quello di... quando è uscito ormai? 10 anni fa? Quello Boss, Goku e i suoi amici sono tornati, no? Che quello è canonizzato perché comunque là appare il fratello di Vegeta, il fratello di Vegeta appare pure qui, quindi... cioè appare, viene nominato, quindi è canonizzato. Ma infatti, ma poi, cioè... ci sono poi differenze. Ma più che altro i personaggi sono strani, nel senso che a livello di biomeccanica corporea i personaggi non è che sono... non sono fedeli alla storia, cioè Goku non si muove come Goku, Vegeta non si muove. Ah, ecco, che intendi per biomeccanica? Perché magari... biomeccanica intendo il movimento naturale dei loro corpi, ah, che ecco, non segue l'iter a cui siamo abituati. Quindi che so, Goku che si scalda. Sì, Bruce Lee sta a fare. Bruce Lee, invece Goku è sempre scaldato tipo così, no? Sì. Questa cosa di citare Bruce Lee è molto, come dire, molto mainstream, no? Anche a anche sì, alla risurrezione di Freezer c'era lui che faceva il One Inch Punch. Sì. Che in cinese si dice Hajin, penso, comunque, insomma, una cosa molto normale in arti marziali, però sì, siccome è stata resa famosa da Bruce Lee, allora... wow. Quindi vabbè, anch'io sono stato fan di Bruce Lee, quindi ci sta. Però ecco, l'ho visto un po', come dire, da commercialato. Vabbè, io per quanto ne capisca poco di arti marziali, vabbè, tu sei istruttore, quindi... qualcosa più di meno... quando diventa Super Saiyan God rosso, no? Ah, ok. Ma lì il fatto è che in teoria lui ha in una forma di contenimento energetico, in teoria, quindi dovrebbe riuscire a gestire le energie in un modo tale da percepire bene i flussi energetici, non so quello che sto dicendo. Però sta che lui ci prende questo pugno, no?
che poi fa quella tecnica di judo che se non sbaglio si chiama Ippon Sewina, che è barambarina con l'altro, sono esperto in judo. E judo, giù vuol dire, viene dalla parola yawarakai che significa morbido, no? Quindi c'è questo movimento fluido, però lui lo fa dopo aver preso un pugno, e invece di seguire la forza del pugno, invece di scorrere, no, come si fa pure nel sistema, lui resiste e poi dopo aver resistito si muove intorno al braccio e gli va da chiave. Dal punto di vista della dinamica biomeccanica non ha assolutamente senso. Ho capito. Quindi questo mi fa pensare un po' che magari ci sia poca esperienza a livello di conoscenza corporea, non tanto anatomica, ma proprio di... a livello di conoscenza della fisica. Ok, ho capito. Questo. L'animazione effettivamente non è male, però non mi sembrava di star guardando Dragon Ball, no? Già l'animazione del combattimento contro Giran alla fine di Super era molto particolare, molto audace, no? E molto innovativa, però c'è tanto di quel pathos che io, cioè, quando Goku raggiunge il Migatto Neko qui, no? L'ultra istinto, io là, cioè, mi sono emozionato tantissimo, cioè fino a piangere, no? Invece qui non ho provato nessun tipo di coinvolgimento. Non ho provato coinvolgimento emotivo. Cioè Gogeta fa tutte tecniche che fa. Tutte tecniche di Goku. Fa lo Shunkanido, cioè il teletrasporto, fa la Kamehameha. Però tipo di Vegeta non fa niente, cioè non c'è Garlic Khan, non c'è Final Flash, non c'è Big Bang Attack, non c'è Final Kamehameha di Gogeta che abbiamo visto a Dragon Ball GT, perché non l'hai visto, a Dragon Ball GT. E è un po' un peccato, no? C'è questa predominanza di Goku nelle tecniche che è un po' così. Un po' fanservice alla fine, perché quello è il personaggio principale da sempre. Sì, no? Però Vegeta è il personaggio più amato in realtà. Il personaggio più amato. Proprio per questa sua psicologia che si è evoluta nel tempo, no? È interessante che però Gogeta usa questa tecnica, quella della sfera un po' arcobalenoide, che usa pure nel film contro Janemba, cioè quello in cui lui si vede per la prima volta come personaggio, no? E quindi quello è carino. C'è il... un cucinella! Fatto un po' tipo Majin Buu. Cucinella! Poi un'altra cosa carina di Gogeta, che ne so, è questa cosa che lui pulisce il combattimento e fa fum, pulisce... Come fa? Cioè pulisce il braccio dall'energia residua, no? Come i samurai che puliscono la lama prima di infoderare la katana. Carina come cosa, in realtà dipende dalle scuole di spada. Comunque non so, i combattimenti erano un po'... Cioè a un certo punto Gogeta contro Broly sembrava uno scontro tra maghi, no? Sembrava un po' tipo Harry Potter, nel senso tutte queste cose molto... Anche Goku che fa quella tecnica fighissima, no? In cui cerca di contenere Broly, che poi gli ha come dire, gliela rimanda contro, no? Sì. Però non è da Goku. Goku non fa quel tipo di cose, anche se come personaggio lui comunque si è evoluto. Anche se in realtà ci hanno marciato molto sul fatto che Goku sia uno stupidotto. Però se tu guardi la fine di Z, in realtà Goku è una goccia ad Antar. Cioè, è un tenente Colombo, fa finta di essere stupido. Esatto, non è. Infatti pure a Kami Tokami si vede che lui comunque è furbo, è stronzo, non è sagnellone qualunque, no? Sagnellone. Non è un vitellone. Ascolta, hai citato Harry Potter. Io forse Harry Potter ce l'ho visto una citazione nel collare di Broly, è fatto di acciaio e amore, la forza più potente dell'universo, che non si rompe, quello spacca i pianeti, quello non si riesce a rompere. Broly c'è cioè l'amore filiale, no? Che gli fa da tappo. Sì, non vorrebbe, però non, al contempo rispetta troppo il padre e non riesce. Cioè, come dici tu, magari è succube, no? È un po' succube, sì. Però ecco, comunque amore e va bene. L'amore. Però l'amore. Poi riguardo Harry Potter, in realtà c'è un discorso da fare, ma riguardo Naruto. Ma ne parliamo in un altro va video. Va bene, un altro video. È divertente che tipo il doppiatore di Raditz in questa sta vagina super carina è lo stesso doppiatore di Pila. Raditz al bambino. Sì. Come dice? Ah, chi sne? Dice, ah, che culo, tu praticamente dice che culo. La trama. La storia, no? Sì, ma gli altri che fine hanno fatto? Allora, intanto la trama è bellissima. Ah, ok. È bellissima. Anche se non c'è il pathos. Cioè, almeno il pathos c'è. Fino a metà film. Non c'è pathos. Poi si muovono e c'è un casino. Allora, la storia è un po' un casotto, perché originariamente, comunque, queste informazioni che ho preso dal Team Saiyajin. Ciao Team Saiyajin, vi amo tanto. Originariamente Toriyama aveva scritto
una trama per uno storyboard che sarebbe durato 180 minuti, quindi il tempo di due film. Sì. E, perché comunque Toriyama è un grandissimo storyteller e molto bravo a fare queste storie dall'inizio alla fine. Infatti una volta lui, più che altre storie, a parte Arale e appunto a parte Dragon Ball, faceva tutti quanti i volumi conclusivi, mini volumi, no? Tutti molto molto belli, molto fiabeschi, ben strutturati. E la trama è venuta bene, però appunto dovendo condensare tutto quanto nel tempo di un film non si capisce una mazza. Nel senso che dov'è Gohan? Cioè, quando Goku diventa di terzo livello, Gohan lo sente, sente la sua dal pianeta di Kaioshin. Ma qui Junior, c'è Junior che lo sente. Appunto, piccolo. Piccolo, vabbè, scusa. Cioè, qui c'è sta Mega Ultra Broly, cazzuto di qua di là, Golden Freezer, eccetera, eccetera. Tutto sta. Cioè, manco tipo, ma che succede? Ah, secondo me non c'era proprio il modo di mettercelo dentro fisicamente. Però, a parte queste cose, tipo, dov'è il personaggio che ti aspetti che ci sia? Zarbon e Dodoria sono fondamentali, no? Mo, Zarbon e Dodoria. Dove cavolo sta? Donde stas? Dove cavolo sta? Ci sono quegli altri due personaggi che sono tipo la badante di Freezer e il consigliere. Mirtilla. Quelli quei due, no? Come si chiama? Konoko, non mi ricordo. Blueberry, mi ricordo. Che gli fa vedere che sono con lui da tanto tempo, da quando lui ha deciso di distruggere il pianeta Vegeta, no? Mm-hmm. E questa cosa va a togliere la presenza di Zarbon e Dodoria, che erano fondamentali Zarbon e Dodoria. Oltre ad essere due personaggi classici, erano anche fighi secondo me. Mm-hmm. Cioè la scena in cui lui esce, sediamoci, va. La scena in cui lui esce dall'astronave e dice Zarbon-san, Dodoria-san, Zarbon-san, Dodoria-san, e dice venite a vedere Tsukihana di Desio, Tsukihana di Desio. Che bellissimo, che bellissimi fuochi d'artificio, no? E loro sconvolti da questa sua come dire, gioia nella devastazione, no? Invece qui non ci sono. Cosa interessante invece è che c'è quando lui distrugge il pianeta Vegeta, c'è Bardock che lancia l'onda contro la tecnica di Freezer e cerca di contrastarlo. Si vede un po' di gente davanti al pianeta e si vede lui che ha l'armatura distrutta, esattamente come nei film, nell'episodio Bardock, eccetera, eccetera. Quindi in teoria quella parte viene canonizzata, c'è quella zona lì. Forse perché comunque nell'anime originale Freezer diceva a Goku: ah, mi ricordi quel Saiyan che cercò di bla bla bla, e facevano vedere lo spezzone del film Origini del Mito, che è bellissimo. Ah, figata, sì. È bellissimo. Però Bardock che ha un carattere diverso, ovviamente, da quello che abbiamo visto. Sì, seppur sia quello che vediamo nell'episodio con Jago, il Ginga Patrol. Quindi che cosa vuol dire? Che lì in quel momento viene aggiunta questa parte di storia. C'è questa piccola scena in cui quando Cooler e Recall arriva sul pianeta Vegeta, in cui tra i Saiyan che sono prostrati si vedono i compagni di Bardock, quelli che poi si vedevano nel vecchio film, no? Broly purtroppo non è molto sviluppato, non nel senso che la sua semplicità è proprio la sua caratteristica principale, però secondo me Toriyama avrebbe aggiunto sicuramente più dettagli. Sì, comunque perché lui in 40 anni non ha visto una persona a parte il padre, e quando incontra altre persone parlanti non è che ha tutta questa cioè non è che si stupisce più di tanto. Sì, perché sì, puro sì, ma questo è, non so, è una meba, è una persona, sì, considerando l'età che ha è un po' preoccupante lo stato in cui sta. È purissimo, però effettivamente vedi un'altra persona, almeno un po' di stupore. Sicuramente però avrebbe bisogno di entrare in terapia, secondo me. Certo. No, è vero, perché comunque, che ne so, il rapporto tipo tra lui e Chirai, no? La tipa, l'aliena verde, no? Che è piena di fanservice, no? Ricorda un po' la tipa di The Guardians of the Galaxy, no? Con Chris Pratt. La tipa c'è, la tipa, no? Oddio, a mio parere è un po' come Quiet in Metal Gear Solid Phantom Pain, che è tutto corpo e così. Ci sta per i maschietti, diciamo. Sì, dalla mia reazione che non... Che cacchio ti perdi? Vabbè, guarda, comunque penso ci ce ne parli. Lei fa tipo un po' la Croce Rossina, no? Nel senso, stava con i protettori della galassia, dove stava pure Giacomo. Poi è stata cacciata e va con l'esercito di Freezer, che è tipo mega cattivissimo, che è tipo il Darth Vader della situazione. E poi, sì. E poi niente, vuole salvare Broly, rompe il telecomando, fa danni, no?
E Broly invece è un continuo rapimento emotivo. Un rapimento emotivo è quando praticamente sei preda delle tue emozioni, soprattutto parlando di rabbia in questo caso. Non so se voi avete visto Il lato positivo, mi sa che si chiama in italiano, con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper. Poi c'è lui che praticamente gli basta sentire una canzone e smadonna praticamente. Si può dire smadonna? Sì. Vabbè, insomma, quello. Che sbrocca. Sì, sbrocca, sbroli, no? Sbroccoli. Broccoli to yara, washi ni kateru kano. Broccoli genakute, Broly. E questa cosa è come la faceva Broly nel vecchio film, quando lui sentiva semplicemente Goku e piangeva e stava di matto, no? Sì, sì, sì. Non aveva senso, però era divertente. Kakarotto! Poi riguardo altri personaggi, vabbè, Beerus è sempre fighissimo, però qual è il punto? È che perché Beerus non si degna neanche di andare a vedere chi è sto Broly? Lui si è fatto mezzo universo, è impazzito per un sogno che ha fatto sul Super Saiyan God. Poi arriva uno che probabilmente è più forte di lui, forse, e non ci va. Questo è perché non volevano rendere la cosa identica al film con Freezer, dove c'era lui a osservare, no? Quindi il motivo sarà quello. Oppure c'erano altri motivi che non sono stati ancora svelati. Motivi di... Ma il finale comunque rimane aperto. Sì, sì, il finale è aperto. Quindi? È un brand che ha troppo valore per farlo. Mannaggia. Per farlo chiudere. Vabbè, io sono contento. Non mi lamento. Non lo so, io sono molto cinico su sta cosa. Si va avanti per soldi, però non lo so. Poi riguardo il resto, penso, l'ambientazione, bellissimi paesaggi, bellissimo tutto. L'evoluzione dal punto di vista tecnologico, tipo che gli scouter non si rompono più come in passato, ma semplicemente segnano il limite quando arriva al limite. E poi che ne so, interessante la solita dei Saiyajin, no? Dei Saiyan, che è molto... Il divertimento tra me sono spartani spaziali. È più strutturata, più sfaccettata rispetto a quello che mi ricordo io. Che erano solo tutti guerrieri, tutti arrabbiati. Sì, questo è Vegeta. Esatto, sì, più o meno. Cioè, addirittura anche Vegeta dicono Vegeta Yonsei, cioè lo chiamano Vegeta quarto, quindi vuol dire che fa capire che c'è una dinastia, no? O avevano poca fantasia. Che almeno si saltano una generazione di. No, siccome siamo tutti Vegeta. Punto. La domanda che mi sono fatto, questa me la sono fatta già quando ero più piccola, però i soldi spaziali. E poi sono queste cose che saranno tipo di platino, non lo sappiamo di che sono. Tipo di platini quando avevi il platino a CTR, a Crash Team Racing. Oddio, no. Vincevi la corsa fatta bene e vincevi il platino. Però una suppostona così lunga di platino, voglio dire, come la useresti nello spazio? Cos'è? Carburante? Tipo il vomito di Mordicchio in Futurama. Ah, la materia nera condensata, no? Sì, sì. Io non voglio fare troppe analisi, cioè troppo nerd fino in fondo, perché io sono un fan nel senso etimologico, cioè sono Fanum, sono il tempio che racchiude l'energia degli archetipi che sono di cui sono portatori sani Vegeta e Goku. I soldi spaziali, no? E a che servono? Cioè Freezer, che economia come c'è? Come si usano? Come... Perché Freezer ha bisogno di pagare la gente? Non può prendere quello che vuole? Forse perché ci sono persone tipo il Tsufuru da cui ha bisogno di ottenere qualcosa senza usare la forza, perché altrimenti poi non rimane questa continuità. Ma allora perché su Namek non si è preso, cioè non ha pagato, non ha provato almeno a pagare i Namekiani invece di Namekiani, quello che sono, Namek Seijin, invece di andare là e fare un bordello e farli incazzare tutti quanti? Yahari, kurosarenai uchi ni shabette itadaita hou ga ii to omoimasu yo. Far arrivare Goku, no? Come l'impero romano che acquisiva le civiltà per il loro bene quasi. Prende un pianeta, chi lo vende? Perché lo vende? Vabbè, in realtà il suo è tutto un complesso narcisistico, quindi semplicemente lui vuole ma solo perché essere al top, esatto. Perché lui è... Perché è basso, perché è cibo, no? Questa cosa è bellissima perché si rifà appunto alla leggerezza di Toriyama. Come era Dragon Ball all'inizio, che poi è diventato più serio. Teniamo conto infatti che Toriyama non lo voleva neanche continuare più, nel senso dopo, cioè pensate al tratto, no? Al disegno, quando arriva la serie di Cell, no? C'è questo personaggio cattivo che Cell è bellissimo, complessissimo, dove Toriyama dice cazzo perché me l'ha fatto fa tutte queste macchie, ogni volta devo rifarle, no? E poi vedi il cattivo della serie dopo che è un palloncino rosa, no? Cioè, e se voi avete letto il manga vedete che il tratto è un po' diverso, è bellissimo ma è molto molto più semplice. Le esplosioni sono molto più easy, i personaggi sono molto più, come dire, intuitivi.
In ogni caso, io dicevo prima, cioè Dragon Ball per me è veramente una cosa, è veramente parte della mia vita. Io mi ricordo quando stavo alle medie, tipo con un incidente, ebbi una febbre altissima e cominciai a delirare e dissi a mia madre, le presi il braccio e dissi: mamma, stai attenta perché tra 3 anni arrivano i cyborg, e gli diedi le esatte coordinate che vendono da te a Goku, da Trunks. Sanmengolo! Ragazzo traviato. Traviata. Questa sì che è una panchina comoda, altro che poltrone e sofà. Ah. È come sedersi sull'aria. Sì. Mortal Kombat! Tu forse ti starai riferendo alla musica del film, no? In cui c'è Kushida. Sì, dai, che è una cafonata. Che cos'è questa trashata? Sì, era tremendo. Mi ha messo a disagio. Mi ha talmente messo a disagio che non riuscivo più a vedere, seguire. Non riuscivo più. Mi ha distratto. Il disagio. Prima metà del film, meravigliosa. Molto, molto carino. E poi va lì in discoteca. Ma che è sta cafonata? Cioè, ma che è sta cafonata? Allora, in Dragon Ball ci sono colori, non è come in Naruto, che è una classe, diciamo, misto tra musica folcloristica e rock, diciamo. Tu c'hai il soia. E quindi, capito, vedere questi cori così, Oreo, Oreo, no? Oreo, fa un po' strano, capito? Non, secondo me non era molto, molto azzeccato. Prima parte è molto molto bella, seconda parte così. È l'unica volta che mi ricordo che c'è stato un coro nella musica di Dragon Ball, è stata in Dragon Ball Final Bout per la PS1. Ok, cioè, sì, ricordo. E c'era lo stage con Goku di quarto livello, dove lo devi fare destra, sinistra, su, giù per 2 volte, col triangolo, 9 volte X, di Goku di quarto livello. E c'era lo stage suo, tutto mega distrutto, faceva Hero, oh Hero, no, tipo una cosa così. Era veramente spettacolare quella colonna sonora, ma anche l'intro. Vabbè, comunque, la musica così così. Un po' una con, cioè, non è quella di ah sì, ma me la riascolto, sì, capito? No? Cadute di stile evidenti. Invece insomma, quando Goku si trasfa il Mikado no Goku e c'è questa sua e c'è questa, c'è il suo brano, no? Che ha cantato, là è molto molto. Capito. Power. Tu pensa che quando c'avevo il computer, la prima volta ho preso un computer, c'avevo, mi sa, era prima del Windows XP, avevo impostato che quando si accendeva il computer doveva partire We Got Power, che era tipo 3 minuti, e ogni volta che accendevo parlava 3 minuti, poi mi chiedevo perché si bloccasse. Chissà, andiamo, troppo potere. Cambiamo stage. Siamo nella ricostruzione grafica 3D del parco Caserma Cocco di Pescara. Che vuoi sapere? Che ci è rimasto a parlare? La cinematografia, la parte, la grammatica cinematografica. Wow, cheat. L'editing del film, io più che dire le hanno fatte male, preferisco pensare che c'era troppa roba da mettere sul fuoco. No, è l'occhio umano che non è in grado di seguire la velocità. Esatto. Comincia a fare tipo così. Questo si può fare, vai in giro, fai... Ma che stai? Sto seguendo un combattimento, ma tu non riesci a vedere. Solo Krilli riesce a vederlo. Esatto. Darth Frieza. A questo punto. Ma quindi qui si tratta di essere l'imperatore galattico. Sì. Cos'è Star Wars? Ma lui dice io sono l'imperatore del... Cioè lui dice una cosa del genere, non lo ricordo. Ma allora, Dragon Ball nacque da un minestrone di Saiyuki, cioè la leggenda di Goku. Uh-huh. Star Wars, dinosauri. E poi la comicità di Jackie Chan. E la passione di Toriyama per i motori. Infatti se tu vedi, che ne so, soprattutto in Arale, vedi un sacco di costruzioni, vero, fatte da lui, poi tu vai a analizzare, c'è tutta una... sono ben articolati. Infatti Toriyama amava fare tipo i modellini, queste cose così. Infatti così, l'architettura così, effettivamente... Cioè si mette a fare i modellini invece di rispettare le... L'architettura è tutta coerente, anche, che ne so, sul pianeta Vegeta ci sono quelle strutture molto gotiche che... Però figata, voglio dire, c'è una caratterizzazione per ogni contesto geografico. Sì, quello sì. Geografico, planetario a sto punto. Sì, c'è questa cosa qua.
Che poi questo tipo di cose in realtà la vediamo in Naruto molto più sviluppata. Kishimoto è incredibile nei dettagli. Ci sono un po' di chicca, tipo che ne so, i riferimenti di altri film li abbiamo detti, no? Tipo Bardock oppure lo special di quello osso con cui i suoi amici sono tornati. Però che so, abbiamo Veku, che sarebbe Goku e Vegeta quando si fondono e esce male, che è la versione graffa. La vediamo appunto nel film contro Janemba. E ci sono delle pose di Broly, che sono le stesse. Al basso che c'è l'ambaccio gigantesco. His maximum! Il maximum! E poi ho preso l'effetto dell'aura, che questo pure lo vediamo nell'episodio speciale di Bardock, però questo comunque nasce con Broly. Cioè, la sua aura va a modificare lo spazio, la pesantezza dello spazio attorno a sé. Molto interessante in realtà. E poi la cosa carina è questa. Non so se ci avete fatto caso, io penso di sì. Penso. E quando Goku passa dal rosso al blu, per un secondo si vede il Mikaten Gokui. Quindi forse là quello che si intende è che il Mikaten Gokui è una via di mezzo, un equilibrio difficile da mantenere tra le due forme. Quindi questo passaggio intermedio che vuol dire? Che secondo me ti dà uno spunto su quello che è la natura del Mikaten Gokui, cioè dell'Ultra Istinto, come lo chiamano. Supa Saiyajin God no Power o Motta Saiyajin no Supa Saiyajin da. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Cos'è? Uno scioglilingua. Sì, la prima volta ho sentito ho fatto che cacchio. Sarebbe la spiegazione di Vegeta quando dice Goku, il Super Saiyan God è blu, è un Saiyan, è la versione Super Saiyan di un Saiyan che riesce a trattenere la potenza del Super Saiyan God. Del Saiyan. Che è quello rosso. Quindi questa la spiegazione del blu è questa. Per il Saiyan. Sul Saiyan. Diviso Saiyan. Nel Saiyan. Alla Saiyan potenza. Esatto. Integrale di zero. Quante ne Saiyan, guarda. Quante ne Saiyan. Eh? Quante ne Saiyan. Non è andato parecchio. C'era questa cosa che dicevano che la casa vacanze di Bulma era ispirata da Amalfi. Non lo so. Voi l'avete visto? Io non lo so. Cioè, Bulma scrivetelo nei commenti. No, Bulma si è fatta la casa da Amalfi. Ha costruito una casa per far uccidere sti due disgraziati nel nostro mare. Cioè. Esatto, sì. Niente, fatemi sapere che avete pensato del film. Risponderò magari ai commenti nelle prime ore, così, se mi capita. Non è che... cioè, alla fine è per divertirsi. Sento. Se volete, iscrivetevi al video e mettete un mi piace al canale. Ascolta, sarebbe interessante che... scemo. Sarebbe interessante che magari... non invitare ad iscriversi e lasciare un banale commento, ma è interessante un davvero... commento. Un banano. Un commento curvo. Sarebbe interessante che i ragazzuoli scrivessero cosa ne pensano, ma davvero per avviare una sorta di scambio di vedute. Perché però questo film... rispondi tu ai commenti. Ma no, quelli sono fatti tuoi. Perché comunque sia, questo film è stato, la mia percezione di... di non super... super nerd di Dragon Ball. Però comunque sia, sono cresciuto come tutti... i trentenni di oggi, sono cresciuto con Dragon Ball. Hai già 30 anni. So vecchio, c'ho i capelli bianchi. Come tutti i trentenni di oggi, io sono cresciuto con Dragon perché Ball. Perché se la gente si vede sto video e poi lo commenta pure. Se c'ha coraggio, sì. No, ma comunque sì, è uno dei primi... forse il primo film di cui ho sentito una palese... scissione tra i fan. Cioè, ma chi ha a favore e chi no. A me non è mai successo di... cioè io tutti i film di Dragon Ball, pure quelli più discutibili, mi hanno sempre coinvolto tantissimo. E questa è la prima volta che non ho sentito quella... il brividino. All'inizio sì, prima metà del film sì, tantissimo. E il finale anche non mi è dispiaciuto. Dragon Ball, come nella prospettiva giapponese moralistica diciamo, non c'è questa scissione netta tra cattivi e buoni. Sì. Come c'è nella... quotidianità occidentale delle sì, novelle sì. Quindi è bello questo questa cosa che non ci sia un vero cattivo. Vabbè, a parte Frieza che stronzo, cioè stronzo cattivo, però per dire Broly che è il nemico del film e comunque a un certo punto diventa la persona da salvare, no? Quindi è interessante questo scambio che c'è tra i personaggi. Quindi che ne so, andiamo a salvare Broly prima che venga ucciso, no? E quindi poi
E qui, quindi quasi il cattivo diventa Gogeta in quel momento. Interessante come aspetto. Quindi ripeto, la trama è bellissima, però il film, sì, l'ho rivisto un po' di volte, ma così, però che so, Fukatsu no Effo, Kami to Kami l'ho visto veramente 20 volte l'uno, ma veramente 20 volte l'uno. E invece questo non lo so, lo vedrò forse 15. Quindi se anche voi 15. Siete dei personaggi di Dragon Ball, il segreto per essere belli è non muovetevi. Non animatevi. Il segreto, se siete anche voi dei personaggi di Dragon Ball, il segreto per rimanere belli è non muoversi, non essere animati. Adesso il suo nome è signor Thompson. Salve signor Thompson. Your name is Homer Thompson. I got you. Hello Mr. Thompson. Ok. Comunque sì, se avete coraggio. Ah, vai io. Ma che cazzo? E come ci torno a casa? Tu no atas no sentorio.